Ciao a tutti amici, cose di oggi. Allora, per quanto riguarda il kayak, ho fatto un video che fa vedere il kayak nuovo, così ho spiegato anche lì un po' veloce, un video veloce, però ve lo spiego anche qua, perché siccome devo andare al lavoro non so cosa dire. Praticamente, allora, se vi siete persi le puntate precedenti, io volevo un kayak doppio, no? Per me e per Ciuschi, no? Perché Ciuschi si rompe stare a casa, poi non è molto veloce col kayak singolo Ciuschi, no? Poi il kayak singolo che è a mano, c'ha il remo a mano, vai, non andrai mai alla velocità di un kayak a pedali, no? Molto più faticoso, non puoi mangiare patatine mentre vai. Allora volevo comprare su kayak doppio, no? Solo che i prezzi di questi cacchio di Obi, perché Obi è anche una marca famosa di chi fa catamarani, a parte la marca che è abbastanza costosa, il kayak a pedali costa un casino. Il mio, quello singolo, costava tipo più di $2,000, quello doppio costa quasi $3,000. E io cercavo l'offertona, così sarebbe stato bello, tipo io ti do il mio singolo e te mi dai il tuo doppio, perché magari era una coppia. Com'è la situazione qua? Perché c'è, allora, parentesi, c'era il pullman dei bambini, lo scuolabus dall'altra parte della strada, che quando c'è lo scuolabus dall'altra parte della strada ti devi fermare anche te, che sei nella corsia opposta, no? Però se c'è lo spartitraffico in mezzo, cioè spartitraffico americano, che è tipo 5 metri di verde, di solito non ti si fermi. Infatti quelli davanti non si sono fermati, non mi sono fermato anche. Altrimenti ci arrivi la patente, vai a finire in prigione, insieme ai serial killer e tutti nelle prigioni di massima sicurezza. Allora, praticamente, no, ve l'ho detto, magari sarebbe bello trovare uno che gli è morta la moglie e c'ha questo doppio e ne vuole uno singolo, no? Ovviamente quello sarebbe stato il massimo dell'ambiguo, no, il massimo sarebbe stata una doppia libidine coi fiocchi. Che film. Invece no. Allora, un bel giorno ho deciso di contattare Mark. Mark è uno che conoscevo al gruppo di kayak, che lui vendeva sempre questi hobby. Casualmente ne aveva proprio uno appena preso, no? Allora, lui mi ha detto: ah sì, possiamo fare un deal, vedere quanto vale il tuo. E io mi sono detto, siccome lui me l'ha venduto a 1.400 due anni fa, ho detto sicuramente farà la classica legge della metà del prezzo, usato è sempre la metà, no? Anche perché lui li vende, allora ci vuole guadagnare almeno il doppio, no? Allora mi sono detto sicuramente mi darà $700, non lo so, magari siccome lui c'è un sito web e gli faccio dei servigi al sito web, gli installo un blog. E invece sono andato ieri e me l'ha valutato, ha detto: ma ti posso dare 1.000, 1.100. E io gli ho detto: vabbè, facciamo 1.100. E io ho detto: ok. Allora, 1.100 mi sembra abbastanza un prezzo ok. Perché? Allora, c'era una scimmietta che non mi faceva passare. Allora, siccome lui me l'aveva venduto a 1.400, cioè uno che te lo vende a 1.400 e poi te lo ricompra per 1.100 dopo due anni, tutto sgraffiato, perché quando me l'aveva dato era abbastanza nuovo e non aveva neanche una riga, mi sembrava un'offertona. Allora, com'è come non è 1.100, quello lì che aveva lui, che ho detto nuovo costa 2.800, poi devi aggiungerci le tasse, quindi dovrà finire a spendere $3.000, è usato, il suo che vendeva è usato e lo voleva dare per 1.850. Però con il mio da 1.100 praticamente devo solo spendere $750, che non sono pochi, per un kayak, cioè per un Ciuschi, diciamo. Però calcolando che non c'erano altre scelte, e siccome lo volevo, e siccome il 20 aprile è il mio compleanno, quindi potete recapitare tutti i regali all'indirizzo di Mary Fisher, ho detto vabbè, si può fare. L'anno scorso mi pare per circa $700 avevo comprato la bici, quindi quest'anno un kayak. Allora, ieri sono andato, sono preso, cioè doveva installarmi ancora
nel sistema pedali praticamente ci sono delle pinne che quello che gliela, il kayak come gliel'hanno venduto a lui aveva le pinne piccole e lui mi ha messo le pinne quelle più lunghe chiamate pinne turbo, che lui ha detto al negozio ha speso $250 solo per quello, ha detto che me ne installavo, poi mi installava anche il timone più grosso e basta. Comunque sono andato ieri, non ce l'aveva pronto, però siccome avevo deciso che volevo andare in kayak, così ormai ero tutto preparato, canna da pesca, ami, allora dopo l'ho preso lo stesso, mi ha prestato delle pinne che c'aveva lì, dopo ho fatto il giretto, sono tornato, gliel'ho risbollato, ho detto che adesso mi installa tutto e poi quando è pronto di passare gli do anche i soldi, perché io gli volevo già dare i soldi ieri, no? E gli ho detto no, i soldi alla fine quando è tutto pronto. Onesto anche. E basta. Sono andato a un posto vicino a Mayport, dove c'è la base navale. C'è il parchetto che si chiama Huguenot Park, perché gli Huguenotti francesi sbarcarono lì nel 1700-800 da quelle parti là, allora l'hanno chiamato così. Che il posto è abbastanza bello, però devi andare quando c'è la bassa marea. Quando c'è la bassa marea ci sono un sacco di isolotti, quando c'è alta marea è palloso, sembra di stare dentro al mare, non c'è niente di che. Comunque sono andato, funziona, molto bellino. Poi mentre pescavo ho preso ho pescato, pensavo che mi si era impigliata la lenza, in realtà tiro e vedo che ci ha attaccato una specie di anguilla, un serpentello anguilloso, che poi per toglierlo alla fine l'ho tolto l'amo, però non sapevo come prenderlo, perché poi lo prendevi dalla testa e poi c'era la coda che veniva su a mo' di serpente, no? Come fanno i serpenti di sotto. Era un po' schifiltoso, comunque alla fine sono riuscito a toglierlo, è andato via, tutto a posto. Gli ho detto scusa il disturbo, ma infatti voglio comprare gli ami, quelli senza la, non so come si dice in italiano, sono ami quelli per la pesca sportiva, che di solito ributti sempre i pesci in mare, no? Che non hanno l'appiglio dietro sull'amo, che in inglese viene chiamato barbless, come si dice, l'uncino dietro, no? Perché così sono anche più facile toglierli, perché quasi sempre pesco dei mostri, quasi sempre pesco pesci piccoli o dei mostri. L'altra volta avevo preso una rana pescatrice, che secondo me è uno dei pesci più brutti in assoluto, che poi l'abbiamo ributtato e invece hanno detto che ho visto che si fa, si mangia, prelibatissimo, però è bruttissimo, è una specie di rana, però è un pesce. Comunque è famoso anche in Italia perché fanno le ricette, c'è la rana, come si dice, coda alla vaccinare, non so se è quella, però non so. Comunque questo, anche questo secondo me era un piatto prelibatissimo, che poi non era neanche tanto piccolo, era lungo tipo 50-70 centimetri, però l'ho ributtato, aveva la faccia tipo una murena, no? Con i dentini, con gli occhietti, anche un po' salamandroso, perché aveva tipo delle, non ho visto bene se erano zampine ai lati o solo le alette, come si dice, le alette che c'hanno i pesci. Comunque il kayak è molto bello. Sì, gli svantaggi del nuovo kayak sono che c'hai pochissimo posto dove mettere la roba. Infatti io avevo il coolerino sarebbe il frighetto, quello portatile, dove c'avevo i panini e le Coca-Cola. Poi avevo la cosa della pesca, il secchiello dove metti i pesci quando li pigli, che poi entra così l'acqua, così non muoiono subito, muoiono lentamente, più bello. No, serve per tenerli in vita un po', così non si muovono subito. Poi c'avevo la borsa della pesca e non ci stava più un cavolo.
Questo è quanto. Molto più largo sto crediacchio, che poi volendo anche starci in piedi sopra. Tipo, ieri un po' ci avevo pensato, volevo fare il bagno. Non era estremamente freddo, anzi, faceva abbastanza caldo. Infatti ero quasi lì per fare il bagno, però non mi avevo portato il costume, cioè avevo i pantaloncini corti. Allora volevo mettermi sul kayak e fare i tuffi da lì, però poi non lo fa. Ci penserò. Poi, questo è quanto. Adesso sabato dobbiamo andare a fare una kayakata. Una kayakata, quindi proverò il mio nuovo kayak. Cioè, i miei vantaggi sono che adesso ho solo un kayak, non devo mettere l'altro kayak sopra, che poi stava anche male, non stava bene, poi molto più comodo. C'hai uno stracasino di roba al solito, perché adesso c'hai, c'hai un altro set di pedali e cose, però è meglio come. Come peso me lo aspettavo molto, ma molto più pesante. Cioè, è pesante, però sarà 45 kg. E questo è quanto. Una domanda veloce che mi è stata posta stamattina su un video come andare a abitare negli Stati Uniti era: questo qui ha comprato il biglietto di sola andata per Los Angeles, perché c'è un suo amico che sta lì. E mi chiedeva: ma è vero che potrei avere problemi alla dogana americana, all'immigrazione, con un biglietto di sola andata? Sì, secondo me potresti averne di brutti, cioè al limite che ti mandano indietro. A meno che da lì riesci a fare un biglietto, non lo so, perché tutte le volte che vado alla dogana non è che ti guardano, cioè non mi ricordo se ti guardano proprio fisicamente il biglietto, mi sembra di no. Però si sa che se sei un turista devi avere il biglietto di ritorno. A parte il fatto che almeno dai siti web mi pare che non si possa neanche fare un biglietto intercontinentale di sola andata per gli Stati Uniti. Però il problema è che siccome gli Stati Uniti, se sei un turista, loro vogliono vedere che torni indietro. Quindi pare vado che un biglietto di sola andata spesso costa come un biglietto andata e ritorno, mi pare, no? Allora, secondo me potresti avere dei problemi, perché loro dicono: ma cos'è che vieni a fare qui? Non hai il biglietto di ritorno, non è che stai qui a sbaffo. E allora ti potrebbero fare un sacco di problemi. Quindi io, fossi in te, andrei a comprare uno di ritorno. Buonanotte. Adesso comprarli separati sicuramente spendi il doppio. Se li compravi insieme all'inizio non spendevi tanto. Questo è quanto. Poi, se no segui il consiglio di Ceaucescu, quello che mi scriveva male sui miei commenti, che te dici, te vai all'immigrazione e dici: io voglio fare il lavapiatti al ristorante Cippalippa, datemi la green card, e dopo 2 settimane ti arriva. No, non diceva così, ma diceva abbastanza così. Una stronzatissima, secondo me. Poi stamattina l'oliva, la mia tecnica che ho detto su Facebook è quella di spedire le email prima di andare via, no? Le email, quelle che non c'hai voglia di rispondere, del tipo l'olivaro, oppure le fatture, cioè alcuni clienti vogliono le fatture via email, no? Allora, siccome ce ne sono alcuni che magari chiamano indietro perché vogliono spiegazioni, allora io prima di andare via le spedisco, così se devono chiamare chiamano, però possono chiamare il giorno dopo, sono più rilassato. Allora l'olivaro, a parte l'olivaro, ho speso tipo 2 ore così gratis, trovare il modo di sincronizzare il software che ha con l'e-commerce, alla fine non ce l'ho fatta. Comunque gliel'ho spedito l'email venerdì prima di uscire, tac, e adesso stamattina mi arriverà l'email di ritorno. No, dopo 2 giorni di kayakate dovrò rispondere all'email adesso. Poi è l'unico che prendere ciuschi, poi oggi dovrebbe arrivare anche la TV via cavo, finalmente, che mi devo sparare un sacco di
a parte Mythbuster, che magari neanche c'è perché ci saranno repliche così, devo spararmi tutti i cercatori d'oro, Gold Rush Alaska, cercare l'oro nello stretto di Bering, robe belle. A Ciuschi queste qua piacciono di brutto, infatti spero che ci sia il sistema per mettere la via cavo in due TV differenti, altrimenti a Ciuschi dopo un po' dice che palle. Ma perché Ciuschi guarda la TV, lei vuole sempre vedere Animal Channel dove ci sono gli uccellini, e io invece voglio sempre vedere dove cercano l'oro, perché come ho già spiegato, adesso un filone di TV reality e quelli basati su trovare l'oro, ce ne sono tipo 3 o 4, uno è quello lì in Alaska, uno è quello stretto di Bering, uno vanno in mare, ma anche in posti stupidi, tipo mi pare, non so, una baia a San Francisco, non lo so, almeno, con degli aspirapolvere vanno sott'acqua, un sacco di oro, no? È bello. Perché c'è la stessa cosa col carbone, no? C'è quelli nella miniera, ma che fa cacare, no? Invece l'oro, dici, però guarda, bello l'oro, E questo è quanto. Allora, adesso stamattina c'ho dei video da caricare, c'ho anche degli unboxing pull pork. Allora, primamente tutto, ciao a tutti. Brrr.